Sono 12.764 i nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute dopo i 7.975 registrati lunedì. Si contano invece 89 decessi dopo i 65 del giorno precedente. In tutto sono stati effettuati 719.972 tamponi con un tasso di positività pari quindi all'1,8%. In terapia intensiva ricoverati 14 pazienti in più, nei reparti ordinari i malati Covid sono 92 in più, i guariti odierni sono 8.041. Con 163.960 tamponi effettuati di 2.223, il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che scende all'1,3%, ieri era all'1,9%, cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva, più 4 a 103, e nei reparti più 31.848. Sono 15 decessi, portano totale a 34.372 morti da inizio pandemia. I dati per provincia vedono 802 positivi segnalati a Milano, di cui 322 a Milano città, 119 a Pavia. In Germania la situazione delle terapie intensive è altamente drammatica, lo ha detto il ministro della Salute di Baden-Württemberg, annunciando che il Land si prepara a inviare pazienti anche all'estero e ha già ricevuto disponibilità dall'Italia, in Lombardia, dalla Francia e dalla Svizzera. La Germania si prepara anche a discutere in Parlamento l'obbligo vaccinale generalizzato per il Covid e va verso una sorta di lockdown per i non vaccinati. I primi dati mostrano che con 3 dosi di vaccino Pfizer si è protetti dalla variante Omicron. Così il ministro della sanità israeliano Nitzan Horowitz la situazione ha spiegato: è sotto controllo, non c'è motivo di panico, nei prossimi giorni avremo informazioni più precise sull'efficacia del vaccino, ma le prime indicazioni mostrano che coloro che hanno un richiamo sono molto probabilmente protetti contro questa variante. E alla luce della diffusione della nuova variante sudafricana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia agli over 60 e alle persone fragili di non viaggiare. Si legge in un bollettino: le persone che non stanno bene o sono a rischio di sviluppare una grave malattia da Covid e quindi di morire, comprese le persone d'età pari o superiore ai 60 anni o quelle con comorbidità, ad esempio malattie cardiache, cancro e diabete, dovrebbero essere avvisate di posticipare il viaggio. Una fake news che da alcune ore circola sui social annuncia la morte della prima bambina dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Nell'annuncio sono indicate le generalità della presunta vittima, viene pubblicata una fotografia, si sostiene che il fatto sarebbe avvenuto a Sesto Arreghena, piccolo comune della provincia di Pordenone. Il sindaco Marcello De Zotto ha però negato il fatto e denunciato l'accaduto alla polizia postale. Alto Adige da lunedì sarà zona gialla, lo ha comunicato l'assessore alla sanità Thomas Wittmann, evidenziando che ormai tutti i parametri indicano in questa direzione. Wittmann ha ricordato che Bolzano nei giorni scorsi aveva già anticipato le misure da zona gialla, come l'obbligo di mascherina all'aperto FFP2 sui mezzi pubblici, e che per questo motivo per gli altoatesini cambierà poco. Il governo fa dietro fronte sulla DAD in caso di contagio in classe, a poche ore dalla distanza della circolare firmata da Gianni Rezza, che stabiliva lezione a distanza per tutti con un solo caso di Covid in classe, arriva dunque un netto cambio di rotta. Grazie a un potenziamento del tracciamento a scuola, le classi resteranno aperte e in DAD andrà solo chi è in isolamento, mentre la classe continuerà in presenza. Il questore di Firenze ha emesso un DASPO di 3 anni senza altre prescrizioni per tenere lontano da manifestazioni sportive il tifoso della Fiorentina Andrea Serrani, 45 anni, accusato di aver molestato la giornalista Greta Beccaglia durante una diretta TV dall'esterno dello stadio di Empoli il 27 novembre. Il tifoso, un ristoratore della provincia di Ancona, è stato individuato con le immagini delle telecamere e la giornalista lo ha querelato per le molestie. Il comune di Voghera ha comunicato che non intende costituirsi parte civile nel processo contro l'ex assessore alla sicurezza Massimo Adriatici e chiedere dunque risarcimento danni d'immagine prodotti dalla sparatoria avvenuta lo scorso luglio, in cui perse la vita il 39enne marocchino Younsel Bossetou, colpito proprio da Adriatici. Bocciata la proposta della capofila d'opposizione Ilaria Balduzzi. Indagini in corso a Vigevano, lunghi binari della ferrovia in corso Milano. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno sulla massicciata. Il suo corpo è stato recuperato dai soccorsi da Reu solo dopo che il treno è passato. Fra le ipotesi anche il tentato suicidio, ma non sono escluse altre dinamiche. Pronto meteo per mercoledì 1 dicembre, sole e qualche nuvola, gelate mattutine, temperature tra meno 2 e 8 gradi. Tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggio.
Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste le notizie principali che potrete trovare con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, lombardialive24.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.